Lo scaldacqua solare per piscine fornisce acqua calda a volontà ed in questo modo permette di trascorrere più tempo con la famiglia e con gli amici, rendendo la piscina un ambiente ideale per ricevere ospiti e per rilassarsi nella comoda sicurezza della propria abitazione. Al contempo, esso consente di accrescere al massimo la resa del vostro investimento complessivo. I collettori solari Sunstar rappresentano attualmente lo stadio più avanzato della tecnologia. Il loro esclusivo disegno a tubi individuali elimina praticamente l'effetto vela, facilita il movimento di espansione e contrazione e lascia respirare il tetto. I collettori Sunstar sono facili da installare e sono fatti per durare tutta una vita. Per installare correttamente un sistema di riscaldamento solare per piscine Sunstar si raccomanda di riservare qualche minuto per prendere visione del manuale di installazione. Anche il manuale tecnico sarà utile per approfondire la materia circa il giusto dimensionamento, l'idraulica, le pendenze e le caratteristiche del collettore. Questi sono alcuni dei materiali che verranno utilizzati durante l'installazione. Il collettore, la piastra di fissaggio, le semifascette di giunzione di plastica. Per ogni fila di collettori si useranno i raccordi per tubi in PVC. Il tappo terminale. Il tappo filettato. La valvola rompivuoto. E le flange che costituiscono gli accessori per le file. Per realizzare l'impianto saranno necessari i tubi in PVC. Le valvole di sezionamento, i sostegni, i bulloni, la colla, il detergente, il silicone e gli attrezzi. Dopo aver familiarizzato con i componenti che verranno adoperati, sarà utile disegnare uno schema di posizionamento dei collettori che comprenda le tubazioni di alimentazione e di ritorno. Quando si saranno sicuri che nel luogo scelto ci sarà spazio a sufficienza per i collettori, si dovranno seguire i seguenti semplici passi. Il primo stadio della preparazione dei pannelli per l'installazione consiste nel fissare le piastre di fissaggio al di sotto dei collettori. Inserite una piastra di fissaggio nel binario centrale di montaggio superiore di ciascun collettore. Una piastra di fissaggio per collettore sarà sufficiente per tetti che presentano una pendenza inferiore al 33%. La piastra di fissaggio deve essere posizionata in corrispondenza di una delle intersezioni del collettore. Due piastre di fissaggio per collettore sono necessarie per tetti con pendenza del 33% o maggiore. Esse devono essere spaziate ogni 60 cm più possibile regolarmente. Per pendenza del tetto superiore al 35% si consulti il manuale di installazione del Sunstar. Tracciare la linea superiore dei collettori con del filo gessato, fissando il punto della linea di ritorno delle tubazioni verso la zona filtri. Questa linea superiore deve essere inclinata verso l'alto con una pendenza di 2,5 cm ogni 6 metri, in modo da consentire un adeguato scorrimento dell'acqua, specie durante lo svuotamento antigelo. Assicurarsi di lasciare almeno 5 cm di spazio libero al di sopra di questa linea per le piastre di fissaggio. La linea di ritorno alla pompa della piscina deve essere il più breve possibile, in modo che appena l'acqua viene riscaldata, essa possa tornare alla piscina quanto più rapidamente possibile. Disporre i primi due collettori in modo che lo spigolo della testata superiore sia collocato in corrispondenza della linea di alimentazione. In teoria, ciascuna piastra di fissaggio dovrebbe essere posizionata al centro del binario di montaggio, ma la piastra di fissaggio può essere fatta slittare da un'estremità all'altra in modo da centrarla in corrispondenza della travatura del tetto o in cima alla copertura della volta. Si può anche decidere di spostare la piastra di fissaggio su un altro binario di montaggio, purché non si dimentichi di posizionare le piastre di fissaggio a distanze più possibili regolari. Collegare insieme i primi due pannelli lungo la testata superiore facendo uso delle semifascette di giunzione di plastica PPC. Il PPC è fatto di quattro parti: la guarnizione di tenuta in gomma, la semifascetta con lo zoccolo di appoggio, la semifascetta superiore, il sigillo di chiusura. In primo luogo bisogna pulire la scanalatura di entrambe le testate e lubrificare con olio siliconico. Quindi inserire la guarnizione di tenuta in una delle scanalature delle testate del collettore. Assicurarsi che la guarnizione sia inserita completamente nella scanalatura premendo tutto intorno ad essa con i pollici. Quindi posizionare la semifascetta inferiore del PPC sotto la testata del collettore. Ora unite le due testate assieme comprimendole verso il basso della sede cava. Agganciate ed abbassate la semifascetta superiore alla metà inferiore tramite l'uso di una pinza idraulica, applicando il sigillo di chiusura in modo che non possa più scivolare fuori dalla questa posizione.
Dopo aver collocato la piastra di fissaggio nella giusta posizione, fissate il primo collettore e applicate silicone in abbondanza su entrambi i bulloni o una guaina impermeabilizzante liquida per tetti. Posizionate la rondella d'acciaio inossidabile sul tetto e poggiate la piastra di fissaggio di plastica sul tetto. Il bullone deve essere stretto a sufficienza, ma non esageratamente. Posizionate il terzo collettore della fila e collegate assieme le testate superiori usando il PPC come spiegato in precedenza. Ancorate al tetto il secondo collettore. Procedete nella stessa maniera finché tutti i collettori saranno collegati tra di loro ed ancorati al tetto. Una volta fatto questo, collegate assieme tutte le testate inferiori usando il PPC. Se l'area dove si sta installando i collettori presenta ostacoli larghi meno di 15 cm e distanti almeno 61 cm dalla testata, questi vanno aggirati estraendo i tubi fuori dalla sede delle barre distanziatrici e disponendoli lungo uno dei lati dell'ostacolo. Per ostacoli più grandi consultare il manuale di installazione. Una volta che i collettori sono stati montati sul tetto o sul supporto e collegati tra di loro, preparate i quattro angoli dell'intera batteria di collettori per le tubature di alimentazione di ritorno. Per collegare le tubature di alimentazione di ritorno, collegate i due raccordi in PVC ai collettori, uno all'angolo inferiore dove si trova la linea di alimentazione e l'altro all'angolo superiore opposto diagonalmente per la linea di ritorno. Il raccordo per il tubo si collega alla testata con le semifascette di giunzione di plastica esattamente nello stesso modo in cui i collettori sono stati collegati fra di loro. Il raccordo per il tubo consente di incollare direttamente su di esso un tubo da 50 mm all'interno di esso o uno da 63 all'esterno, l'applicazione di un gomito del 63 per compensare meglio le dilatazioni termiche. Applicare una flangia ed il tappo terminale sulla testata inferiore opposta alla linea di alimentazione. Installare la valvola rompivuoto sulla testata superiore opposta alla linea di ritorno. La valvola rompivuoto consente l'ingresso dell'aria nel collettore dopo l'arresto della pompa, in modo che i collettori siano svuotati completamente della piscina. È importante disporre la tubatura di alimentazione in modo che l'acqua fluisca nella piscina quando la pompa si arresta. Ciò è possibile grazie all'installazione della particolare valvola a tre vie non positiva. Ora installare le tubature di alimentazione di ritorno dalla batteria di collettori al punto in cui si trova la pompa della piscina. Ci sono diverse cose di cui tener conto nella disposizione delle tubature. Occorre assicurarsi di sostenere il peso di tutta la tubatura sul tetto ogni 120-150 cm usando un sostegno per tubi di una misura più grande di quella dei tubi che devono essere applicati, in modo da lasciare ai tubi libertà di movimento quando essi si espandono e si contraggono. Quando si montano i tubi di salita e di discesa sui muri, applicarli in maniera sicura con sostegni della stessa misura dei tubi. L'ultimo stadio da completare sul tetto consiste nell'assicurarsi che tutti e quattro gli angoli della batteria di collettore siano ben fissati al tetto. Il passo successivo nell'installazione del sistema è il collegamento con l'impianto idraulico preesistente. Questo diagramma mostra come un tipico sistema SunStar per il riscaldamento di piscine viene collegato ad un impianto idraulico per piscina preesistente. Il disegno può non essere identico al vostro sistema. Le tubature di alimentazione e di ritorno dell'impianto solare possono essere disposte al contrario, oppure può essere presente un tipo di filtro differente, oppure possono esserci accessori addizionali come un apparecchio automatico per il cloro, un sistema automatico di pulizia, uno scambiatore termico e così via. Consultare piscine SunStar installate a dovere assicurerà per molti anni il piacere di una piscina confortevolmente riscaldata. Buon divertimento!